dico che ci si potrebbe fare un salto ora stesso. Dove? Da Mastro Gallara, già ci feci fare il preventivo. Viene 2 milioni, tondi tondi. Salvatore! Addio. 4 milioni per l'acquisto del piano di sopra, è un apparone. Quanto ci vorrà per crescere le basette? 2 milioni, è 2 settimane. E in capo a una settimana ci vuoi anche dormire nel piano di sopra. Insomma, ci vogliono $10,000. No, 6 milioni. Oh, Salvatore, ben arrivato, accomodatevi. Ehi, Don Ciccio! Potete venire, non fate complimenti. Facciamo le mani. Signore, venite, venite, che offriamo qualche cosa. Accomodate. Prego, prego. Voi volete bere un caffè, una bibita? Io vi ringrazio, ma veramente non ho l'onore. No, non fatevi scrupolo. Consideratevi già di casa. Eh sì, il presidente ha detto che se volete essere socio, noi vi accettiamo. Certo. Oh, thank you very much. Ora in democrazia possiamo offrire una vana. E il nostro circolo è aperto a tutti i galantuomini. Anche ai lavoratori, sì signore. Anche agli analfabeti. Quei lavoratori che si sono fatti strada, come voi in America. Grazie. Anche se il padre era un morto da fame. Grazie pure a nome della buonanima di papà. Perciò ora questo si chiama Circolo Ordine e Libertà. Ma una volta non si chiamava Circolo Pace. Una volta! Prima della guerra. Ma poi la patria è andata a farsi. E l'abbiamo ribattezzato Circolo Libertà. E siccome secondo noi oggi di libertà ce n'è troppa, abbiamo pensato di aggiungere un poco di ordine. Accomodatevi, accomodatevi. Venite, prego. Venite. Dopo demai. Prego. Grazie. Posso? Scusi, non posso? Eccoci qua. Qua non mi caca nessuno. Se nostro padre era un morto di fame, perché io fuori e lui dentro? Sta a vedere che mio padre era più morto di fame del suo. Forse che non ho l'aspetto del signore.